Colacci di passaggio a Trento nella, in una delle rare pause dei ritiri della Nazionale hai già visitato il bicampo in Monte Bondone ieri sera. Oggi un po' di relax, come stai vivendo questo periodo? Oh, bene, bene, ritiro con la nazionale, insomma sono felicissimo, ho sono avuto la possibilità di riprendere gli allenamenti con la nazionale dopo la World League, quindi sono strafelice e insomma, spero di poter arrivare fino al Mondiale con, con i compagni. Insomma. È stata un'estate più azzurra forse di quanto ti aspettai perché hai fatto l'esordio, adesso c'è questo collegiale lungo per preparare il Mondiale e poi ci saranno anche due amichevoli da giocare proprio per la Trento, giocherai in casa. Sì, è stata fino adesso un'estate bellissima per me, peccato non aver potuto insomma, far parte del gruppo azzurro a Firenze però comunque è già stato un'estate molto positiva perché finalmente ho potuto esordire in nazionale, in Iran e in, uh, in Polonia. Adesso abbiamo un mese per preparare il mondiale, abbiamo già affrontato la prima settimana, stata una settimana molto intensa, molto faticosa, adesso pian piano insomma, inizieremo ad allenarci soprattutto tecnicamente, adesso abbiamo, ci siamo allenati soprattutto a livello fisico e eh, quindi niente, iniziamo a preparare il mondiale. Appunto, le amiche che avremo con Germania, con la Serbia, con il Brasile. Giocheremo al Palatento. Per me sarà un'emozione speciale, sicuramente. Ti chiedo al volo di cambiare pagina. La, la Diatec Trentino è definita, la rosa della nuova stagione. Stolicev, ritorna a Stolz, ritorna a Zigadro, ritorna a Mate Una squadra probabilmente più forte dell'anno passato, ma con tante persone che conosci già bene. Sì, sì, infatti, sono strafelice della squadra che insomma, la sua città è riuscita ad allestire. Torna Rado, torna Matei, torna Lucas, quindi sono dei gio giocatori importanti, un allenatore importante, eh, quindi niente, il, inizieremo il 25, io naturalmente spero di essere ancora in nazionale per quel periodo, però eh, insomma, credo che eh, bisognerà naturalmente lavorare tanto e con Rado sicuramente lavoreremo tanto. Eh, niente, secondo me possiamo toglierci delle belle soddisfazioni perché la, la squadra c'è, ci sono anche tanti giovani che devono subito eh, capire che fa, faranno parte insomma, di una squadra importante che lotta per uh, dei, le, degli obiettivi importanti quindi sarà importante anche questo anche per avere un livello molto alto negli allenamenti e tu arriverai a questa stagione con molta esperienza internazionale in più ma anche con una stagione in più alle spalle da titolare sia nella fase di ricezione sia in quella di difesa sì sì sicuramente l'anno scorso è stato un anno importante per me eh, soprattutto la prima parte della stagione credo che sia a livello di squadra anche a livello insomma, personale sia stata molto positiva, dopo abbiamo sofferto un po' tutti, sappiamo come è, è finito il campionato e quindi noi che siamo rimasti siamo molto arrabbiati ancora e quindi vogliamo, vediamo l'ora di iniziare per poter far bene il pubblico è anche già molto carico perché sono oltre 400 gli abbonati dopo appena 10 giorni di apertura della campagna Sì, sì, sto seguendo e ho visto che c'è tanto entusiasmo del resto, insomma, il ritorno di questi giocatori eh, così forti, così importanti sono stati così importanti per questa squadra l'allenatore che praticamente ha fatto vincere tutto a Trento è una, sicuramente qualcosa che ha dato grandi stimoli anche a, ai tifosi Vedo, spero che, insomma, possano abbonarsi il più possibile perché noi sicuramente avremo tanto bisogno del nostro pubblico. Allora, l'augurio di ritrovarsi il più tardi possibile a Trento, però vi ragioni, però carico per la prossima stagione. Ah, sicuramente ti ringrazio. E sono già ora carichissimo per la prossima stagione, ripeto. Io spero di poter arrivare al mondiale, fare il mondiale e quindi magari ritornare a trento verso fine settembre. Però, insomma, in ogni caso, sono molto carico sia per la nazionale che per trento.